Grazie per supportare il nostro canale. Giovedì 3 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 14 puntata del GF VIP 7. Come annunciato da Alfonso Signorini, 6 nuovi concorrenti si sono uniti al cast di Vipponi. Stiamo parlando di 3 ragazzi e 3 ragazze, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Nicola Incurvaia, Oriana Marzolini e Sara Altobello. Nicola Incurvaia è stata la prima concorrente ad entrare nella casa di Cinecittà. La 29enne ha avuto subito un incontro in giardino con l'ex Edoardo Donnamaria. In seguito alla clip di presentazione, la nuova entrata è stata attaccata da Antonella Fiordelisi. Quest'ultima si è lasciata andare ad una vera e propria scenata di gelosia. Secondo i concorrenti già presenti nella casa del GF VIP 7. Antonella avrebbe avuto un atteggiamento poco garbato nei confronti della nuova coinquilina. In più occasioni, Antonella ha domandato a Nicole se tra lei ed Edoardo fosse finita perché c'erano problemi di intimità. La seconda ad avere varcato la porta rossa è stata Sara Altobello. La nuova concorrente è arrivata nella casa per parlare con Attilio Romita. Nello specifico, la concorrente pugliese ha elogiato il 70enne per la sua classe. Terminato il confronto, Sara è stata presentata ai nuovi vipponi. Da sempre Altobello viene descritta come la sosia di Melania Trump. Dopo le due donne, è arrivato il momento di Edoardo Tavassi. Il giovane nella clip di presentazione ha spiegato di essere il fratello di Gwendalina. Poi, ha parlato della recente esperienza all'Isola dei Famosi. Una volta entrato Edoardo si è già messo in mostra con la sua simpatia. Durante la pausa pubblicitaria, Tavassi ha mostrato di avere un certo feeling con Luca Salatino, tanto che lo ha già individuato come suo compagno di stanza. Nella clip di presentazione, Luca Onestini ha spiegato di essere alla sua seconda esperienza nella casa. Il nuovo concorrente si è descritto come un portatore di allegria. Nella descrizione di Onestini è stata menzionata anche la sua ex compagna Ivana Mrazova. Nessuna menzione a Soleil Sorge, visto che tra i due ex i rapporti non sono idilliaci. Luciano Punzo è stato il quinto concorrente ad entrare nella casa. L'ex tentatore di Temptation Island si è detto pronto a mettersi in gioco. Inoltre, ha dichiarato di essere single ma di avere una donna nella sua vita, ovvero sua figlia. Entrato nella casa, Luciano è stato accolto da Antonella Fiordelisi. I due si sono conosciuti durante un servizio fotografico per un brand di costumi da mare. Direttamente dalla Spagna al GF VIP 7 è arrivata Oriana Marzoli. La influencer ha spiegato ai suoi compagni d'avventura di aver preso parte a 3 reality show in Spagna e di averne vinto uno. Inoltre, la giovane ha rivelato di essere una influencer molto famosa sui social. Infine, Oriana si è detta pronta a portare nella casa la follia venezuelana.